Ed ecco la sveglia del nostro B&B. E adesso, dopo aver svegliato tutti, siamo in preparazione di caffè e poi ci si veste e si parte. Ecco il caffè. Devo dire che per ora questo viaggio è stato veramente una figata. Strade da paura, a parte l'autostrada che abbiamo fatto, ma da Siena ad arrivare fino a qua, passando per la Cassia, che a detta di Mr. Boschi, che è il nostro contatto locale, è la strada che appunto arriva giù fino a Roma, è una pennellata dietro l'altra di curve, di colline, cioè veramente lì penso che abbiamo accumulato una mezz'ora di ritardo sulla tabella di marcia, perché eravamo veramente immersi a guardare il panorama, cioè spettacolo. Quindi adesso caffettino, facciamo una breve colazione e poi si parte per il giro di oggi, che prevede in teoria Bagno Vignoni, Pienza, San Quirico d'Orcia, Montalcino e Montepulciano. E queste sono le bellissime colline che ci ritroviamo davanti, il B&B. Guardate che spettacolo. Siamo sempre con Fede e Nick. Ehi là, ciao. Siamo in volta del bar per la colazione. Seconda colazione. Pronto? Sì. Siamo allora, in partenza. Last one per 3 secondi. Go. C'è Francesco che ha cominciato lo shooting. Sì, ho visto, ho visto. Dai, vecchietta mia, sopravvivi a questi 1600 km per vedere agli altri che non sei da meno. Prometto che non ti vendo. Tu guarda che viali interi di cipressi. Cioè. Io adesso devo fare una foto qua. No, ma lui è uno scatenato, Lui è uno scatenato. Montepulciano o Pienza? Vediamo dove ci porta il buon Mr. Woods. Allora, io dico Pienza. Che cos'è sta roba? L'ho appena fatto anch'io questo gesto con la mano. La maestosità dei cipressi. Io non mi stancherò mai di dirlo, però c'è questo pavé con la chiesa in fondo e i cipressi. Metti la spina di pesce, no? Sì, secondo. Quindi adesso ci siamo fermati dopo un girettino con i boys. Siamo a San Biagio. Questa è la chiesa di San Biagio. Ragazzi, che dire, spettacolo, no? E non è che va a portare qui per la chiesa. Ah, c'è la sorpresa? Va a portare qui per questo. Ah, c'è la sorpresa. Bella cosa così sexy, prego.
pause con i caschi sotto al sole a 5000 gradi per cercare di collegare gli interfoni. Ma ascolta, mi sono rotto il cazzo. Andiamo? Andiamo, sì. E a quanto pare andiamo. Comunque, se ci pensiamo, è veramente assurdo che praticamente, a parte io e te, Joe, siamo quasi tutti mezzi sconosciuti, ci siamo visti o per la prima volta ieri o massimo 2-3 volte e siamo tutti in giro insieme. Ah beh, ovvio, ma questo è lo spirito, no? Esatto. Cioè anche Francesco del feeling. No, Francesco è... Cioè, lui l'altra volta non ci aveva mai visto, è venuto qui tutto il giorno, si è rimasto lì a dormire. Dopo averci visto una volta, decide di venire con noi via 3 giorni in Toscana, cioè così. No, lui c'ha manego. Poi come fa le foto? Porca vacca. E Boschi comunque number one, che non ci ha mai visto, ci ha portato tutto quel ben di Dio ieri. No, veramente, una roba assurda. Wow, come si apre il panorama, signori! Attenzione qua, che arrivano su come degli scatenati e la curva si protrae. Adesso siamo a Pienza. Mare. Se la fidanzata ti devi fare la foto qui sotto. Perché la via dell'amore? Sì. Andiamo alla via dell'amore. Madonna. Wow. Dove c'è l'altare rispetto al fondo della piazza sarà 10 cm di livello. Ah, questa è quella che mi dicevi che stava... Che c'ha il laser, cos'è che c'ha? Sì, c'ha tipo dei sistemi apposta che controllano più un passo di sotto e non arrivino giù nel paio. Adesso stiamo andando da Pienza al locale, anzi il bistrò, l'Angurino, che abbiamo prenotato, che è a Bagno Vignoni, da quelle parti lì tipo. Ah, speziato qua. Guarda che spettacolo. Windows, eccola qua, Windows! Windows XP! Ho fatto un 5 secondi abbondanti a sentire solo scarico. Arrivati a Bagno Vignoni, città di terme. I mulini che andavano con l'acqua termale. Ho delle vasche. Allora, andiamo a vedere. Dopo vi scuoto. Ah, vabbè. Queste praticamente sono tutte vasche di raccolta che buttavano poi l'acqua di sotto dove c'erano dei mulini e utilizzavano l'acqua termale. Perché ce n'è in quantità industriale. Per far andare i mulini? Sì. Ah, ok. Madonna, cos'è? Calda? Sì. Terme, cioè, l'acqua pubblica. No, dai. Che storia. Spettacolo. La piazza di Bagno Vignoni.
quella è la sorgente della propria mare, naturale, di bolle. No, dai. Vabbè. Pazzesco. Eccolo. Al bistrò all'Angorino abbiamo mangiato da veri re. Come entrée abbiamo una tartare con burrata, tartufo e pecorino di Pienza. Poi dei pici all'agliata con briciole di pane alla curcuma e per finire la ricciolina, che è un dolce tipico del Monte Amiata, decisamente delizioso. Vai, vai, io sto documentando, tanto poi ci metto la musica. E invece no. No, no, ma per carità, se uno la gioca con 5 chilometri, io non lo so. Allora ragazzi, questa vacanza come procede? Una bomba! Eh? Yeah. Bene, bene. Dovrei fare il tour operator. Adesso abbiamo lasciato le moto qui vicino, dopo una bella mangiata che avete visto. Dov'è che stiamo andando? Allora, adesso vi posso far vedere il mulino di Bagno Vignoni. Cioè il vero mulino dove si mungeva, si mungeva la farina, no, non si munge la farina, ma si... Dove si faceva la farina? Si faceva la farina, con questi due mulini che utilizzavano l'acqua termale. Perché? Perché qui c'è l'acqua termale. Avete capito? L'acqua termale, chiaramente. Che roba, guarda lì la gente. Metto le mani. Proseguiamo qui per andare a vedere le pozze di acqua termale. E adesso si ritorna indietro. E dopo il tour a Bagno Vignoni andiamo in questa meraviglia qua davanti che abbiamo visto ieri, che è Poggio Covelli. Io primo. No, ci mettiamo qua a fare la foto con la casa di là. Eccoci qua, dove abbiamo tirato fuori un po' di foto. Panorama altrettanto figo in tutte le direzioni. La nostra guida. I mezzacci tutti luridi. Dopo aver buttato le moto di nuovo a casa, dopo una giornata, sono tutti in assetto piscina, pronti a farci un bel tuffo. Direi top ragazzi. Adesso, dopo bagno in piscina, si va con la Boschi Car a pigliare le pizze. Take this little speech.
Vai di là. Prova. Prego, prego. Senti, subconscio si rifiuta di capire quello che stai vivendo. Poi si tratta di vedere la seconda volta. E mi dia ancora più. E poi ti dico, quando non capisci più, non vai di scarto in questo inverno. Hanno fatto il doppiaggio dopo un secolo comunque è tanta roba il cortisone. Una bella droga legale, eh? Una bella droga legale il cortisone. Ah, sì, sto ancora registrando anch'io. No, okay.